fate gli scongiuri e non cambiate canale. L'argomento è un po' particolare, è vero, ma merita attenzione. È il raduno dei carri funebri d'epoca di Fiorenzuola, giunto alla sua terza edizione. Quest'anno non sono più partiti dal cimitero, come si conviene a manifestazioni di questo genere in una sorta di viaggio a ritroso, ma da Piazza Cavour. 14 carri provenienti da varie regioni d'Italia, il più lontano arrivava da Avellino, hanno lentamente in corteo sfilato fino a Castell'Arquato per unirsi alla più tradizionale festa delle castagne con esposizione di trattori d'epoca. Apprezzare questi carri che ormai vanno scomparendo tutti, dove sono fatti artigianamente, uno per uno, vengono fatti artigianamente, è una passione che ci crea dentro di noi che siamo appassionati. Mezzi che al di là della loro funzione, oltretutto onorevole e degna di rispetto, sono pezzi storici e unici che meritano nuovo lustro e ammirazione. Tra i carri in passerella, uno, il più antico, ancora funzionante, anche se non per il servizio originario, era un Fiat 520 costruito nel 1924. E anche in questo particolare settore non mancano le elaborazioni, come questo Fiat 1100 che traina una carrozza di fine 800, per giungere poi ai più recenti, si fa per dire, carri degli anni 70. C'è un carro funebre smontato tutto e fatto tipo con 20 altoparlanti con 5.000 watt di musica. Il tempo di un aperitivo nel borgo della Media Valdarda e poi il ritorno a Fiorenzuola per condividere emozioni e i piaceri della buona tavola. E poi premiazione per tutti i carri alla presenza di Roberto Sarzani della Commissione Veicoli Utilitari dell'Automoto Club Storico Italiano. Ho gente che mi ha telefonato da Lodi e da Como che vengono apposta a vedere questi carri per la passione di vedere i carri che loro vedevano da bambino, le prime macchine che allora erano le prime macchine che vedevano viaggiare. Appuntamento alla prossima edizione con un ampliamento, ha spiegato Rizzi. Vorremmo far sfilare anche ambulanze d'epoca.